i giurati che ci hanno votato, il pubblico che è venuto a vederci, perché senza pubblico non siamo niente. Ringrazio i compagni d'avventura perché a parte tutto è stato un gruppo fantastico e meritavamo tutti quanti. E poi voglio rivolgere al volo un appello a tutti quanti. E è stato molto bello ed è stato uno spettacolo gratuito a cui avete risposto in tanti. Io vi invito, visto che noi, molti di noi lavorano su queste cose qua, campano con queste cose qua, quando arriverà l'inverno, pure di spendere quei 5-10 euro per il biglietto, magari anche per andare a vedere qualcuno che non conoscete, perché poi tante volte ci sono tante belle sorprese, quindi vi prego, andate a teatro. Grazie. Bene. Grazie, grazie. Richiamerei anche Maurizio Lastico per il gran finale, così ci salutiamo tutti. Maurizio, ci sei? Eccolo. Bene, a questo punto, sindaco, ci diamo appuntamento a Cabaret Amore Mio 2022. Era un premio difficile perché tutti quanti erano a un livello molto alto e sono state due serate intense e sono contento perché comunque è sempre una soddisfazione, soprattutto dopo un anno che siamo stati fermi, insomma, fa piacere. Sì, assolutamente, ma anche per le emozioni vissute, ripeto, anche perché siamo stati un anno fermi, perché insomma è bello tornare a 100 all'ora, diciamo. Già dei progetti futuri, il futuro prossimo? Sì, beh, per scaramanzia diciamo poco, però sto scrivendo una commedia, perché io scrivo tante commedie per altri comici e dovrei fare dei passaggi televisivi proprio col pezzo che avete visto stasera, però non diciamo niente per scaramanzia. E poi sì, continuo a scrivere, a lavorare, insomma, sempre più in alto. Diciamo.